delle 4-5. Andiamo, occhio alla prima curva che è subito lì questa volta. Di Pietro si arriva davanti, Di Pietro in blu, per gli appassionati, buono, tira male le sue spalle, Polsini. Adesso si va al contrario, si passa sull'asfalto, eccoli qua, asfalto della 6. Oh, io prendo tutto! E va a girare per portarsi poi nel tratto interno che porta al salto, al secondo salto centrale che è molto più interessante visto da questo lato. La curva 4, totalmente al contrario. Ricordiamo che qua conta non tanto il piazzamento quanto il tempo sui 4 giri. I piloti quando passeranno davanti a noi vedranno il cartello dei 3. E avremo poi una esatta situazione anche per capire il tempo sul giro. Ieri il miglior tempo sul giro di Firenze 52.03. Dietro gira mani e Fini ha già fatto il Joker Lab che ieri abbiamo notato era molto lungo per alcuni, perché l'hanno fatto in pochi, non tutti i piloti l'hanno provato, così a memoria non più del 30%, quindi sarà tutto da vedere. I tempi di ieri con la pista che era parecchio bagnata perché arrivava da 4 giorni di acqua continua, dicevo il miglior tempo era 52.039 di Simone Firenze, però è destinato oggi con una pista in condizioni spettacolose a migliorare. Vediamo subito il primo tempo. Dietro. 52.8 subito di Pietro al primo passaggio. Però arriva dal giro con il Joker Lab. I primi due invece ancora devono darsi. Era molto stretto alla 4 tiramani, perde un po' di tempo. È la prima pista in assoluto nella versione reverse della pista qui nella maggiore Europa Front Arena. Questa andata di campionato, diciamo 52.8, portando il non va a cercare il tempo, si migliora nettamente Fini, 54.8 adesso con un altro giro lanciato, e quindi ormai siamo all'ultima tornata. Di Pietro dovrà ricordarsi di andare al Joker Lab. Eccolo. Vediamo di quanto succederà per il girato di 14.8, 14.9. Il 5 in pista, caldo davanti subito con Firenze alle sue spalle. Poi Lazzarini con il multicolore di Cario in quarta e lì si va subito alla 6, vicinissimi. Bella battaglia di Cario che va a attaccare Lazzarini ma passa all'esterno, da vedere come la mette, leggermente scodando Gallo ma la tiene. E quindi passerlo Gallo, Simone Firenze, Lazzarini, Vicario, i primi quattro, più attardato, Savoini. È la prima volta che capita alle 8:30 di pareggiare gare, quindi c'è tutto un altro clima rispetto al warm-up. Gallo ieri decisissimo in questa curva, la porta là. Wow.
bella. Primo giro con partenza da fermo, che quindi ha una rilevanza diversa dalle altre gare, che era bella. È roba nuova almeno. Simone Firenze non lascia margine, non lascia spazio a Marcello Gallo, i due all'interno, ma questa volta esce benissimo Firenze con un sorpasso micidiale. Gallo non ci stava, ma ad attaccare alla 2, ma non c'è nessuno per il momento da fare il gioco. Sì, Mauro Ricciardo. Mauro Vicario, 58-3, compreso il Joker Well. Adesso lascia il parco al Vincenzo Firenze, ma non abbastanza per Gallo. Prima di per i due, due tra i favoriti. Joker, wow! 57-4 con Joker, non male, non male, si è trovato Landrini proprio in tre zone all'uscita da Joker, ma ce l'ha fatta. Adesso vediamo, ma ha mantenuto la seconda posizione nonostante il Joker è a Firenze. Adesso pista libera per andare a caccia di Marcello Gallo, ovviamente nell'abitacolo di Marcello Gallo si pensa soltanto e si pensa ad allungare il più possibile. Ma siamo all'ultimo giro, adesso il gioco a tempo fa Marcello Gallo, vedremo l'uscita, vediamo che sembra davanti a tutti. Nicola Giacomotti in mezzo, Fontana adesso incrocio delle traiettorie, verso l'esercito esterno, Joff in mezzo per il momento, Fontana, Giacomotti. E adesso che ti sono persi, può darsi che sia Bertoletti. Io voglio vedere arrivare in 12 lì in finale, cazzo veramente, oh. Raga, non ho... Di sicuro niente, Fontana rampante già ieri davanti a Nicola Giacomotti, poi Bertoletti, quindi Joff e Nekanai in quarta posizione, che va quasi a tirarsi alla 4, ma la tiene, riesce in qualche nada modo. Io le tengo queste, queste ferre le tengo io, frega cazzi. Davanti Fontana, Giacomotti, Nicola. Con un 6-9-9 sia Joff sia dietro. Rivelando in condizioni splendide per il momento, ovviamente non polvere ma neanche bagnato, quindi mano a mano che continueranno a girare diventerà sempre più performante. Fontana, Giacomotti, Bertoletti, questo è il trio quando si va ad iniziare il suo ultimo passaggio, quindi qualcuno, no, nessuno va ancora nei primi tre al Joker. Anche per Joff dopo aver fatto il giocatore il tiro prima. Quando inizierà il prossimo passaggio?
passaggio qua sul traguardo vedranno il cartello col numero 1, ultimo giro, e lì bisogna aver già deciso se aver fatto il Joker Map o no. Ci va subito a Fontana, già se fosse allora anche lui, pensavamo che... No, per vedere cosa succederà. Nicola Giacomotti, qualche difficoltà alla curva 4. Fontana per il momento discretamente tranquillo, con un grandissimo giro con il Joker Lab 55 arriva lungo, ma la porta a casa, e si è rivelata meno nel caso suo. Michi Bordolini come un satanato, poi sbaglia, l'ha cambiato, pari pari davanti sul pilota di Bevigno e Meg davanti, poi secondo mi pare proprio Birocco, terzo adesso Villa sta subendo un attacco dall'esterno, dovrebbe essere da parte di Vigliarolo, crediamo sì. Bormolini, Pirocco, Vigliarolo, poi Greco e Tiramilla all'uscita della 4, andando in appoggio, appena uscito dal tratto asfaltato. Michi Bormolini davanti, adesso attacco a 2 e tra Pirocco e Vigliarolo si rimette Vigliarolo. Questo è il salto al contrario, però è un salto, oh, alla fine. E allora, la situazione, Bormolini davanti, Grieco in seconda, Pirocco in terza, Vigliarolo in quarta, Villa in quinta. Ma c'è tutto il tempo per migliorare, anche se adesso il margine che ha preso il giovane Melivigno è notevole. Ma mai dire mai di dare nulla per scontato fino alla bandiera a scacchi. Vediamo che Bormolini viaggia ancora con un buon passo, andiamo a vedere in quanto gira, di gomiti tra breve Pirocco Vigliarolo, prima si è risolto con una testa e coda di Vigliarolo, ora vedremo se ha tutte le buone intenzioni di recuperare, è lì che scaccia tutta la vecchia volpe, Pirocco resiste, allunga leggermente, ogni situazione è buona per allungare, adesso si presenta all'ultimo tiro, quindi i primi due dovranno per forza andare a giocare. All'ultimo Pirocco dovrebbe andare a fare il Joker e Vigliarolo adesso è passato sul traguardo con 2 secondi e mezzo di distanza, quindi buono. Adesso i primi due però vanno loro al Joker, chiedono, ecco che Michi Bormolini si va ed altrettanto fa solo
sono le linee del sangue. Bianco azzurro. Cosa? Ha detto Giacomotti gialla. Ah, ok, giallo. Ma porca madonna anche te. Sì, cotonati un botto. Molto bene. Sì, verde, verde fluo. Verde di Ocane. Semaforo che va al verde, prima curva in reverse. Perfetti, Giacomotti. Dio fai me! Si toccano. Giacomotti ne esce comunque bene. Ne esce bene perché poteva anche fare il risultato. Cosa è successo? Poi anzi alla parte interna, non esterna, alla parte interna della prima turno. Ma anche Giacomotti davanti qua, è chiaro che va a giocarsi il best. Oh, porco cane, botta! Giacomotti va a fermarsi a metà della 4 e ne approfitta Brizio, l'esterno! Non c'è riuscito un coppetto di quello che è riuscito. Ah, eh sì. Però che Giacomotti abbia qualche... Si sente tranquillo. Situazione, andiamo a vedere. Brizio ovviamente ne approfitta nel frattempo Costetti per andare al Joker Lab, ma altrettanto anche Caronelli. In tutta questa situazione ehi, ha ficcato una bella tegola. Direi che chi ci ha guadagnato di più è Bossetti. Madonna, è vibrato qualsiasi cosa. Un Joker Lab. Non puoi capire. Mentre c'era battaglia davanti e con un Giacomotti in leggera difficoltà questa volta. Dritti, la dritti. Brizio, magazine. Però occhio che in quarta posizione Bossetti è lì. È lì a un paio di secondi dalla vetta e ha già il Joker Lab esaurito. Quindi ci va a Giacomotti, vediamo subito qual è la risposta di Bossetti, non è messo nessuno. Wow, che uscita da Joker, per l'istante in accelerazione, da parte di Michael Giacomotti adesso la pressione è tutta sulle spalle, ovviamente. Di Fritio e di Zoppetri che il Joker non l'hanno ancora fatto. Michael Giacomotti e Bossetti a caccia. Bossetti rimane lì con un'ombra. È sfiga, sì, in effetti è sfiga. Caronelli un po' lungo, paga un avvio non brillantissimo. Zoppetti va a sua volta adesso al gioco e rimane solo che deve portare a casa l'ultima volta al treno più lento. Zoppetti in potenza è uscito meglio dal gioco e mezzo della città e per un pelo passava ora il sacco 3 secondi e 7 tra Brizio e Giacomotti all'inizio dell'ultimo giro arriva di nuovo in maniera sbagliata alla 4 Brizio leggermente lungo perde un po' di tempo adesso andrà il Joker diciamo che così stando a come conosciamo i piloti potrebbe essere davanti a Brizio. Aveva già fatto il Joker. Prima curva dopo che i mezzi hanno rimesso la pista in condizioni ottimali. Brizio va a toccare l'interno, si scompone ma la porta a casa benissimo davanti a Villa e alle Canane. Lo guardo in diretta comunque.
Anche io prima lo sto guardando in diretta. Chiaramente ha dei mini punteggi che vanno a sommarsi in modo tale da avere poi un, al termine della giornata, un punteggio complessivo. Potrete più si arriva in fondo, poi magari vincono le varie hit che uno ha fatto e in più si va a vincere pure la finale e allora non è grande. Siamo al top e top e top. Patrizio deve recuperare perché ha avuto un passare i motori, dicevamo che c'è avuto una mancia che tutto sommato lui ha visto, quindi uno dice beh no, perché è fatto così in fondo, per il semplice fatto che l'abbiamo già visto, non ha fatto il Joker Lerbo e penso che questa volta se lo ricorderà, sta tirando come una satanata per risalire in classifica, sicuramente si sentirà che gli è stato rubato tra virgolette con gran risultato, ma ovviamente non gli è stato rubato nulla. La dimenticanza viene pagata in termini di tempi. Due giri al termine, quindi. O al termine di questo, soprattutto al termine del prossimo. Vediamo in quanto si tratta. 53-4. Ha portato a casa il suo Joker Lab con un 59-1, calcolando il Joker Lab non è niente male. Ora Fritz deve ricordarselo perché altrimenti è fatto tutto un nodo al volante per ricordarsi che c'è il Joker Lab. Può farlo adesso. Prossimo che sarà l'ultimo suo 53-4 tempo precedente 53-1 tanto tempo adesso dopo Villa anche se andava a fare il tempo rimane solo più rischio come della nessuno. Sta dando il circuito di brutto come si può dire in certo. Joker! No, ce la faccio! Ma perché? No, arriva! Di nuovo Pirotto e niente, tutti inchiodati il... tutti inchiodati, un passaggio incredibile, si è creato un bel pasticcio, ci si è pestati un attimino di kart l'un con l'altro. Adesso Vignarolo all'interno, Vignarolo riesce a passare in prima posizione davanti a Job, poi Pirotto, Saronelli e Savorini in quinta posizione. Lungo! La vecchia volta davanti! Stato con Emilia Romolo! Yeah! Poi passa Job, passa a farsi il giocatore, davanti invece la vecchia Olmes. E che bella sta curva, la 4 del Salvatore Vignarolo. Very, very, very wonderful. Ciao ragazzi, giù
schiacciamo giù il piede. Bisogna portare a casa un tempone al termine dei quattro giri. Salvatore si sta dando dentro. Questo giro. E adesso o mi fa il gioco d'acqua adesso o avrà solo più un'occasione, l'ultimo giro. Un gioco scatenato alle spalle di Pirocco, sta cercando di recuperarlo, ma l'ultimo giro sta facendo le mille loro. Dietro il carrozzino, ho detto dove è andato? Dove è andata la vecchia volpe? Caro Nelli con dei problemi, caro Nelli con dei problemi. Yes, yes. Eccolo qua, ora se lo deve ritornare lui, sì, ma tutto il tempo per andare a fare il gioco. Aia, aia, stavo lì. Mannaggia, Vicario è rimasto appeso. Mauro Vicario è rimasto appreso per la chiusura di Niccolò Grieco all'interno, lui più interno dell'interno non poteva. Mannaggia. Consolato il Mauro. Abbandona la pista. Era partito bene, ma non è bastato. Giacomotti, Bertoletti, Vicario fuori. Vuoi andare a chiedere come si chiama? Addio, Fau. Vuoi andare a chiedere come si chiama, almeno gli mandi la foto. Fini ci crede, Fini ci crede, rimane lì. Cerca di pressare da vicino Niccolò Grieco, attende soltanto di vedere se si crea un quarto dove potersi infilare. È molto vicino. Quasi quasi non perderebbe di lui fare quello che ha fatto di Niccolò Grieco. Per Niccolò Giacomotti, tornaio finalmente in 56,3. Sì, sì. Un giro in 56,3 con il Joker, quindi molto bonito. Adesso a caccia di Bertoletti, che però deve ancora farlo. Ieri Nicolas, giornata interlocutore delle prove libere, non aveva trovato il passo giusto, il piede necessario, eccetera, eccetera. Quindi i primi due vanno adesso a fare il Joker, quindi diciamo che per Nicolas, per Giacomotti è un nome.
prima posizione. Ma porco Dio, non sai nemmeno mettermi il cappuccio. Grazie. Grazie. In terza, in quarta abbiamo Pini. Però se non vado errato Bertoletti deve ancora fare il joker. Quindi. Sessa fino a questo momento, 54-4 per Pini. Che comunque non è possibile che si batteria durino così poco, vuoi capire adesso? Ho già fatto fuori due batterie. Ed ecco di fatti che Bertoletti va al Joker. E non ho il cavo di ricarica dietro. Ordine d'arrivo! Giacomotti, 3.50-60. Occhio alla prima curva che stiamo vedendo che comincia a portare cose un po' strane. Vediamo se Trinchi Formolini va davanti come prima. Sì, tutti si chiudono all'interno, questa volta lo tocca dietro il Coppetti. Escono bene. Escono bene, poi tira niente. Va in seconda posizione. Da suicidarsi. Stavano pittonando. E chi ci rimette più di tutti da questa situazione è Zoppetti, che era entrato in seconda posizione proprio muso contro coda con Formolini. Landrini si va a girare e quindi meno confusione tra le due vetture corporeggenti, perché davanti c'è Formolini mentre Landrini rimane quinto sull'ultima posizione. Nessuno si soffreva il Joker. Occhio, occhio da adesso alla gara di Zoppetti, che è l'unico che ha già fatto il Joker, non è lontano dai primi tre, quindi adesso l'abbiamo visto decisissimo qua in rettilineo schiacciare alla grande per cercare di recuperare subito sui primi tre, e quando loro andranno al gioco ad essere pronto a saltare fuori. Guarda, guarda! Che piccioli! Sì, i Formolini davanti a Mossetti e a Tiramani con in caccia. Andiamo a vedere Mossetti fa parte del gioco nerd. Intanto Zoppetti nel suo giro, questo qui dopo aver fatto il gioco live in quello precedente, è il primo a scendere sotto il 53 in giornata, quindi 52-9-4-5. Zoppetti in caccia, Zoppetti in caccia. Ai, cos'è successo mentre guardavo il centro a Zoppetti? Era davanti a Zoppetti e me lo ritrovo qui. Basta girarsi un attimo, andare a controllare il computer, dai. E nella curva 6 probabilmente si è intrappolato, si è girato, non lo so, sono riconosciuto, vedo solo che è questo. E intanto ha messo una mano, gran prestazione, adesso bisogna vedere se riesce ad andare a catturare Formolini, che ha fatto un 53-0, ma deve ancora fare il gioco, che lo deve fare adesso. Mossetti intanto si è già liberato di Landrini. Eccolo Formolini che va al Joker. E Zoppetti che deve cercare un recupero che possa prenderci due escono prendere. Ma quello tutto da dargli un quarto. Gallo, Firenze all'esterno, Michael Giacomotti ancora più all'esterno, più dietro. In qua
quarta posizione. Vediamo quella parte interna, Firenze riesce ad inserirsi in qualche modo su Fontana, ma Fontana resiste. Ma quanto è bello il cartello Fontana, io lo voglio. E questi 5 qua non scherzano neanche un minimo proprio, proprio. Allora, vediamo Firenze. Porco cane, che botta! Fontana, Gallo resiste davanti, Di Pietro cerca l'attacco su Firenze. E quanta roba! Capo Fontana Firenze, bello. Da questa gara è il blu scuro e mai con questo mosca che allora teniamo d'occhio che i primi tre devono ancora fare il Joker. Di Pietro e Giacomotti l'hanno già esaurito, quindi da adesso in avanti vediamo di tenerlo a mente. Gallo, Firenze, Fontana, Di Pietro, Giacomotti. Mancano due giri al termine, quindi da adesso bisogna inventare qualcosa. Gallo e Firenze, nessuno va ancora al Joker, hanno solo due passaggi. Intanto nuovamente Firenze 52-0, 59, miglior tempo come ieri nel delivery. Anche in gara, praticamente quasi uguale, qualche millesimo di differenza. Ora è da vedere, c'è un po' di margine, potrebbe anche tentare il Joker qua, per vedere se sopravanza Gallo e se tiene distanza Fontana. Fontana deve ancora fare il Joker e si resta attaccatissimo a Marcello Gallo, quindi tutta da vedere se Gallo tira dentro, bisognerebbe che Firenze magari... No! Ah, il contrario! Esattamente il contrario hanno fatto! Ora vediamo la finale di Gallo. Sono più Firenze deve fare il Joker, ma sono tutti lì. Firenze deve fare il Joker, ha fatto un 52-7, mentre Gallo Di Pietro 52-7 anche lui, tutto da vedere, però Gallo è molto vicino, quindi Gallo sfrutterà il Joker di Firenze per portarsi a casa la mancia, è molto vicino, quindi non ci sono 3 secondi e mezzo tra i due. E si vuole Firenze, deve andare al Joker, eccolo qua. Poi andrà, tac, eccolo, Gallo, e attenzione anche Di Pietro, vedere che è tutta che davanti a Firenze subito. Bisogna adesso togliere il reverse, occhio alla prima, quindi un vicario in verde che prima abbiamo visto, che è stato... Savoini l'ha presa molto larga, davanti è andato Caronelli, vicario per paura nuovamente di essere appeso poi sui suoi interni, ha pensato di girare il vento tranquillamente, adesso vedrà di andare in qualche modo al recupero. Vista nuovamente l'inesata alla grande, i mezzi come sempre fanno un gran lavoro, vicario una volta largo, vediamo la staccata alle 3 questa volta all'ingresso della curva numero 3, Mauro Vicario va davanti, sempre riconoscibile per il suo verde, molto speranza, molto speranza. E lui sempre grande sponda di Mauro. Mauro Vicario. Quasi, guarda che la paia, non è che ti prende più bagnata la sbaglio? Non lo so sinceramente. Ma tipo l'hanno bagnata? No, non l'hanno bagnata, allora, hanno spostato un po' di fango, magari sì. Precedente, davanti Mauro Vicario, eccolo qua.
curva centrale, ah, la fa bene, ci è arrivato molto giusto tutto in traversata. Andiamo a vedere Sempi, niente, vabbè, il primo non conta. Il primo è un po' obsoleto e strano perché non si passa davanti al traguardo, si fa una curva molto stretta, poi si può montare. Questo adesso vedremo in quanto gira il Mauro. È un mostro! Affero il Mauro! Il best lap in assoluto fino ad ora! Hai capito? Allora la pista è diventata fenomenale, ah, non per dire che Mauro non sia più normale quando... Si sembrava un dissing pesante anche. Chiaramente la pista sta diventando, posso mettere nel video dissing. E Mauro l'ha subito capito e iniziato a spingere. Nuovo record della pista per il momento. E Mauro Icario con 5.905. Fai due foto! Allora qui si può fare 51.493. Vedi che però è più lunga. E beh, se il buongiorno si vede dalla metà mattinata, adesso quasi le 11, da mattina un po' tanto. Mauro Icario adesso però deve andare a ricordarsi di andare a fare il GP Joker. Eccolo là, buono così. Tranquillo solitario, con il vantaggio della miseria, Mauro Icario! E partono Vilma, Pirocco, e si toccano, si spingano, si girano, Pirocco ce la fa! Sembrava quasi che Pirocco fosse stato ostacolato, ma cazzo chi l'ha spinto lo ha aiutato a girarsi bene, quindi lasciamola lì, credo. Dovrebbe esserci un ma guarda che sto qua è un culo della Madonna. Arriva sempre primo perché io ti si inchiodo. Jop Villa Pirocco poi. Ma che sottosterzo di offerto! Dobbiamo vedervi qui, c'è anche Bertoletti che mi sembra adesso in seconda. Andiamo qua! Canale. Minchia veramente Vilma e Pirocco il secondo in arrivo, c'è la macchina, non gli resta in arrivo, però John ha fatto una gran cosa perché è andato a fare il gioco a razzo ed è entrato secondo, quindi davanti adesso c'è solo Fossetti, ma John ha già fatto il gioco. Pirocco su Vilma passa, è notatissimo, eh. Altro gran tempo questa volta di Bossetti sotto. Oh, l'ha superato! 51.984. Sì, ho superato, ma l'altro mi sa che ha perso qualcosa, cioè nel senso è andato larghissimo. A 51.438, quindi gran bella prestazione, quindi deve aspettare il Thank you.
Joker, quindi a questo punto tutti a posto, tutti giocherati, per dirla in gergo, e quindi Ossetti da parte di 3.41 totale che ha fatto prima questo vicario. Succede, in traversate si gira, ci si spinge, Landrini, questa è stata nuova, Landrini è riuscito ad incrociare pur essendo ultimo alla spacciata ed ha portato a casa un secondo che poi è diventato terzo posto, quindi anche questo è da tenere in considerazione, perché è tutto nuovo, ricordiamoci, con il reverse è tutto nuovo, si gira al contrario, quindi la prima curva mai vista, da dietro c'è un po' di sputellamenti, ma vedi che sono i brasiliani. Allora, Spini e Bertoletti, quarto e quinto, Joker esaurito, quindi già fatto. I primi tre, invece, vale a dire Grieco, Giacomotti, Landrini, da fare il job. Grieco, Giacomotti, Landrini. Grieco, spettacolo assoluto, bravo, al di là di come vada la magia, un'interpretazione splendida del furgone dopo il passo, un giro alla fine quando andranno su 3-4, quindi si può già fare il Joker, ma anche no, e adesso vedremo chi vuole anticiparlo, chi lo farà alla fine. Di oggi lo scarpa letreremo in continuazione per Piccolo Grieco 51.017, nuovo record della pista. Adesso a lui che ha il compito di andare al Joker Rap per chiudere questa pista e vedere se riesce a portare a casa la vittoria del Joker Rap. Andiamo a vedere Mickey Bormolini, che botta, toccata. Fontana davanti, Fontana va dentro in prima posizione. Allora attenzione, Fontana, Bormolini con un Michael Giacomotti che è in ultima posizione, in penultima, è in penultima. In ultima c'è Vignaroli in questo momento, sì. Problemi per Tiramani che ha avuto una mancanza di una marcia davanti Fontana e Bormolini.
polmonini hanno allungato, hanno allungation il loro tempo. Andiamo a vedere, passa tutto, aspettavamo. Posizione, poi Giacomotti e Vignarolo che hanno già fatto, già esaurito il gioco a me, quindi sono già in una buona posizione. Sole rimani così tranquillo almeno fino verso le 4:30 e noi ti stimiamo. Sempre problemi al cambio per Tiramani, che ogni tanto va a cercare una marcia che non c'è, che non vuole entrare, che non vuole disturbare. E allora i primi due ci stanno provando sempre di più. Stanno allungando un po'. Mormolini più vicino, 51,7 per Mormolini. Dentro la taschina piccolina. Intanto Vignarolo sta cercando il recupero per andare a prendere Michael Giacomotti con Tiramani davanti, Tiramani alle prese prima con il cambio, adesso vedremo. Ci sembra che però stia girando bene, adesso ha recuperato bene, viene dietro Michael Giacomotti. Quindi i primi due a un giro dal termine, quando passeranno tutte e quattro devono studiare se, come, quando andare a farci il Joker. Se è il caso, vediamo che nessuno, sì, Mormolini va il Joker, ora bisogna vedere come esce in questa finale e a Mormolini sta con noi. Miglior giro di Michael Giacomotti, che però davanti a Tiramani, quindi grande prova del giovane Liminiese, vale a dire di Michi Mormolini, che si è portato a casa il Joker Lazio al momento più opportuno. Adesso deve andare in caccia di Fontana per vedere se riesce a portare di via la prima posizione, perché Fontana deve ancora andare al Joker e Mormolini lo sa, cerca di rimanere il più possibile vicino. È passato 2,7 al giro precedente, dovrebbe sulla carta farcela, potrebbe farcela, vediamo. All'interno Firenze gira interno, Gallo dietro, si ferma più di tutti in ultima posizione, in blu scuro, anzi sta andando via pianissimo. Gabriel Di Pietro addirittura frena. Cos'è successo? È secondo Zuppetti. Ieri sembrava inavvicinabile nelle vivere, oggi ha già dei problemi, adesso si è ripreso, però gli altri si sono già allungati di un 200 metri abbondanti. Tutta in salita per il giovane talento, che si sta anche cimentando nei rally, quindi talento puro che apre di dietro. Intanto il cronometro mi dice che per la prima volta un pilota nel primo giro è andato sotto al minuto ed è Firenze, quindi potremmo anche vedere qualche tempo allucinante in questa lista, tempo di allucinante, proviamo a vedere. In questa lista sono tutti scatenati, tutta gente di massimo livello. Come on,
adesso il cazzo 52 il migliore di tutti in questo momento da solo 52,5 vai con un po' presa anzi mi è sempre più appiccicata capo su diretto. Di Pietro, però in quinta posizione, in ultima. Vediamo questo giro qui, questo da vedere, tra Firenze, Salvo e Scottetti e Grizio. Tempo totale 3:32. Va via subito Pirocco, poi la mette di traverso con un triplo quadruplo effetto a pendolo, va via davanti a Caronelli, a Savoini. Intanto tutti gli altri si stanno già portando, sono già tutti schierati nella pregriglia, quindi tra breve tutti in pista da chiudere degnamente questa mattina con il record di 4 hit complete. Pirocco, Caronelli, Savoini nell'ordine. Il number 4. Ah, eccolo qui Caronelli davanti, non lo vedevo più. Per Pirocco con la partenza da fermo un buon tempo, vediamo adesso invece sul lanciato che cosa e si toglie per così dire il fastidio, fastidio semplicemente perché è un giro che diventa più lungo di 3-4 secondi rispetto alla norma, quindi pensate più se si sbaglia il tempo e il momento giusto per farlo può anche costar caro, va bene il tempo, è per tutti, quindi va ben interpretato. Rimane qui, se esce Pirocco ancora davanti 53,5 con il Joker Lab, niente male. Savoini 51,894 che è il tempo migliore di questa hit per il momento, ma siamo entrati nell'ultimo giro, quindi sembra molto determinato Francesco Pirocco in questa manche.
ma che la scacchi già pronta nelle mani di Nick Easterling, pronta ad essere strasventolata. E di tanto vediamo 9 e 4. Villa che scatta bene, ma anche Bertoletti all'interno. Villa, ma è intanto all'interno altro. Gioppo Bertoletti. Chip. Qua non c'è la prospettiva, quindi non si riusciva a capire se era davanti Gioppo o davanti Bertoletti. Ci siamo fatti un'idea precisa alla curva. Adesso però Bertoletti riesce ad attaccare Job e si prende lui la prima posizione. Quindi Bertoletti, Job, Villa e Lecana. Nel frattempo qua c'è gente che sta prendendo appunti e segnandosi tutti i numeri possibili delle varie hit per avere una classifica prima delle semifinali. Bertoletti Villa senza ancora il Joker Lab, poi Job e Lecana invece che hanno già dato, e quindi adesso sono in caccia per arrivare il più sotto possibile. Vediamo che addirittura Job sembra scatenato, è già quasi all'attacco di Villa, mentre Bertoletti ha preso il largo. Andiamo a vedere anche qualche tempino. 58-71 per Bertoletti. Non male. Villa si è ripreso un po', adesso addirittura va ad attaccare. Ma Dio fa, mi ha rotto la mosca nell'occhio. Porca tre che botta. Sarebbe stato importante per Job in terza posizione, che ha già fatto il Joker, riuscire ad andare ad attaccare gli altri due. Di Villa che adesso si è avvicinato parecchio a Bertoletti, però entrambi devono fare il giocare, quindi non è che può sfruttare questa occasione, mentre Job ha perso il treno. E quindi ma è dietro. Bel clap in questa quarta in gamba, rientrati. Allora Landrini di là, Landrini di là, Lomo Stessi e di Pietro e Fini, e vediamo toccata di Pietro che è andata a far ripartire Vigliarolo, che si era piantato in mezzo alla prima curva, voleva quella toccatina dietro di Gabriel Di Pietro a Vigliarolo. La vecchia volta si è ripreso bene, adesso le sta provando a saltare, però si spantana a metà del salto, e intanto arriva anche Bossetti.
e in mezzo questi Di Pietro, Bossetti, Pignarolo, Ini e Landrini. Eccoli qua. Che sono già andati al Jugler, quindi ricordiamoci che gli ultimi due hanno già dato la loro parte di beneficenza alla fine. Era benissimo all'interno della 4 Di Pietro. Nuovo record della pista in versione reverse. Gabriel Di Pietro 48.046, nuovo record della pista in reverse version 48.046. E Pignarolo riescono ad uscire prima dal Joker Lap rispetto a Fini e Landrini, quindi mantengono la terza e la quarta posizione. Adesso spetta chiaramente la seconda e la terza posizione, volevo dire, e adesso spetta soltanto più a Gabriel Di Pietro andare con 5 secondi al Joker Lap. Eccolo qua, il porta a casa. Fontana. Fontana, poi due Giacomozzi, Brizzi e Vicario nell'ordine. 1, 2, 3, 4, 5. Fontana si allarga e lascia passare. No! I due Giacomozzi addirittura, tutti e due. Prima Nicolas e poi Michael, quindi Fontana, Brizio e Vicario. Adesso fossi in Vicario, vado subito al Joker. Ma forse anche Brizio. Vicario cerca di passare. Allora, Nicolas davanti a Michael, poi Fontana, poi Vicario, poi Brizio. Però Brizio ha già fatto il Joker. Giacomozzi davanti, due decimi in più del tempo di Gabriel Di Pietro.
sul giro, poi andremo a vedere. Ricambio un po' di difficoltà. Scatenato pure troppo, oh! Si sta dentro per un po'. Ma no, che è successo? Vicario all'attacco di Brizio non ci riesce per poco. Mentre davanti Nicolas Giacomotti, 46-8-3-1. 46-8-3-1, la pista sta diventando pazzesca. Mamma mia, che tempo è! Già un pezzo di finale questa staccata per capire cosa succede. Madonna, Gallo interno, Zoppetti anche, Gallo viene giù, Formolini cercava di infilarsi, niente di che, arriva lungo Zoppetti e lascia passare Formolini. Quindi davanti Firenze, Gallo, Formolini, Zoppetti e Grieco, e qua occhio al cronometro. Si affianca Gallo a Firenze in uscita dalla curva 4. Adesso lì vicini, Firenze tiene bene tutti gli spazi. Vediamo se Gallo vuole. Fermo 57-7 Firenze, 58-1 Gallo, 58-7 Formolini, gran tempo con partenza da fermo. I primi tre lì che se la giocano sono in uno spazio ridottissimo. Poi Zoppetti e Grieco che hanno già dato per il gioco aperto. Quindi Andersen, che ora su ragazzi. Firenze 48-9 Formolini, Gallo 51-3, ma con il Joker, quindi grande cosa. Adesso Firenze deve cercare di portarla via, di cercare di scappare, perché potrebbe avere un buon alleato in Formolini in seconda posizione se venisse raggiunto da Gallo, lo tenesse fermo. Ma stiamo intanto all'inizio dell'ultimo giro, quindi adesso vediamo se già Firenze. Ed ora bandiera a scacchi, quindi Firenze, Gallo, Formolini, Zoppetti, Grieco. Questo è l'ordine in questo momento. Gran salto di Firenze, che va a girare bene alla 4. Vicario, Gioff e Lecana. Occhio alla prima,
semifinale, quanta paura, quante botte. No, due sono già usciti. Legate. Giacomotti è girato. Giacomotti si è capottato. Aia, e mi sa chi è che si è appeso lì, non lo vedo di qua. Qualcuno si è appeso, è una partenza 10. C'era da aspettarsi tanta roba. Mi sa che è Giacomotti, Nicola Giacomotti, sì. Nicola Giacomotti, perché vediamo che le altre vetture, riconoscendola, le altre kart ci sono in pista. E sono... Intanto Lecanà e Brizio hanno già passato il Joker Lab in primo. Purtroppo per Nicola Giacomotti finisce lì. No semifinale, no finale. Davanti Firenze di Pietro, poi dietro Bossetti con Landrini alle spalle, quindi Bossetti, Giorgi, Cario, Brizio e Lecanà. Dal Joker Lap davanti a tutto il resto del gruppo che aveva già fatto anche loro il Joker Lap, quindi ha mantenuto la quinta posizione. Di Pietro va all'attacco di Firenze, vede un pertugio per i filanti, ma non c'era nulla da fare e il diavolo chiude. Intanto Di Pietro va al Joker. Soltanto 2-3 di distacco da Firenze, che però deve ancora fare il Joker Lab, quindi ci sta che se la possa giocare sarà un'uscita dal Joker tutta da vivere, perché adesso Firenze va al Joker Lab. Pista è asciutta o quasi asciutta, i piloti sfruttano molto di più la prima curva, quella vanno a pennellare molto di più rispetto a prima. E intanto siamo nell'ultima tornata, bandiera a scacchi già pronta. Thank you.
Marchio alla prima curva. Michi Morbolini! Ma no! Tutto! Vignarolo indietro! Villa parte in ritardo, ma riesce ancora ad aggregarsi insieme a Vignarolo, che era rimasto fermo, super imbottigliato come un vino d'annata. Michi Morbolini, Marcello Gallo, Nico Rodrigo, Michael Giacomotti, Adriano Fontana, Bertoletti, Pirotto, Vignarolo e Villa, tutti a memoria, visti così, no, ma si conoscono tutti ormai. Morbolini deve tenere a bada Gallo. Vanno già a fare il jogger, nel frattempo quel sorpasso sul salto in asfalto di Marcello Gallo da paura, letteralmente quasi allarga Prieto e lascia passare Michael Giacomotti. Non che l'ha fatta apposta, ne avrebbe fatto volentieri a meno. Spanga alla grande, riesce a portare a casa il Joker Lab mantenendo la posizione, quindi è quinto alle spalle di Prieto. Bertoletti, di qua non riuscivamo a vedere il kart, purtroppo è Bertoletti che abbandona la gara, mentre davanti Gallo, Morbolini, Giacomotti, Grieco e Fontana sarebbero i 5 che vanno in finale. Sempre più solo, Morbolini sempre più secondo, poi nell'ordine Giacomotti, Prieto, Fontana, tutti lì per la terza, quarta e quinta posizione, che però dovrebbe essere abbastanza. Michael Giacomotti, Fontana e poi Nicolo Grieco. I 5 pronti per portarsi a casa la finale. Michael Giacomotti,
di vincerla alla grande. Nulla da perdere a Gabriel Di Pietro in mezzo, vediamo la partenza. Vediamo immediatamente Firenze che per Roma l'hanno. E qui c'è il primo colpo di scena. Soffetti che era in testa alla classifica. Soffetti in testa alla classifica dell'italiano. Subito dopo le quattro hit si ritrova ultimo. E in testa c'è Firenze. Firenze, Gallo, Giacomotti, Di Pietro, Bordolini, Vicario, Landrini, Grieco, Fontana e Soffetti. Gara tutta incalicissima per Soffetti. Mamma mia! Joker Lamp e se lo toglie giù di brutto adesso. Soffetti giù di brutto. Adesso Firenze e Gallo sono terzo e quarto della classifica. Giacomotti è secondo. Di Pietro è fuori, Bordolini affronta la lotta per il titolo. In fondo, ma molto in fondo. Soffetti! Soffetti si gioca tutto qua! È partito con 2.5 di vantaggio. Di Pietro va già. Oh, Gallo! Una gara allucinante quella di Marcello Gallo. Marcello Gallo lancia in resta, sta attaccando da tutte le parti cercando lo spiraglio buono per passare Firenze, ma il diavolo chiude tutte le porte per il momento. Bordolini arriva all'attacco di Michael Giacomotti. Soffetti è staccatissimo, ma sta recuperando qualcosa. Andiamo a vedere i tempi. Per adesso un 48 e all'interno Gallo di Simone Firenze. I due si vanno a intruscare completamente, prendono anche Michael Giacomotti. A questo punto Giacomotti dietro a Soffetti. Soffetti attenzione che Gallo è primo e quindi adesso davanti è chiaro che non riesco a fare i punteggi stando così le cose. Marcello Gallo porterebbe a casa 18 punti in più. Soffetti le sta tentando tutte per il recupero, manca un tiro però al termine. Joker, Gabri? No, l'ha fatto! Di Pietro Gallo è l'arrivo! Di Pietro Gallo, prima e seconda posizione, poi Bordolini, Grieco e Fontana! Questi primi cinque, poi Landrini, Vicario! Oh! E i primi due del campionato! Soffetti e Giacomotti sono aspettavamo una cosa così, ma Gabriel!
Ah!